utenti che in quel momento interessano, sono sull'autostrada del grande raccordo anulare. Quindi la procedura prevede uno Buongiorno, benvenuti. Tanto qui lo spazio è largo, per cui Ciao potete Paolo. anche una esercitazione da parte del responsabile di Roma e successivamente verrà data la parola al presidente dell'ANAS e al presidente della Regione Lazio che illustreranno. È simile a un evento reale, un evento accaduto sulla Roma Fiumicino e pertanto. Sulla Roma Fiumicino è avvenuto un incidente automobilistico molto grave. Una chiamata alla centrale operativa del 118 fatta da un altro automobilista di due automobili che ho inviato immediatamente le prime due ambulanze. Sul luogo dell'evento le prime due ambulanze ferito che era purtroppo irraggiungibile. Valutando le condizioni del paziente meno grave, lo trasporta in codice giallo al pronto soccorso più vicino. È un paziente che per dinamica va valutato correttamente, ma non sembra essere in pericolo di vita. Mentre avviene questo, i vigili del fuoco stanno estricando il paziente incastrato in auto per renderlo raggiungibile dal personale sanitario. Quali sono i compiti di ciascuno degli operatori che sono coinvolti in queste operazioni? Si tratta di tra 118, quindi elisoccorso, polizia, ANAS, Piazzole, Regione, che ha dato vita a questa infrastruttura. Diciamo, l'elemento che effettivamente fa la differenza. La collaborazione tra istituzioni e tra gestori porta effettivamente a un servizio migliore. Sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista della viabilità. Ovviamente la collaborazione con i gestori, concessionari anche delle aree commerciali.